Gold League, pronti per questo match tra Boca Legends e Los Dragões. Sono rispettivamente la quarta forza del campionato, ragazzi, in casacca gialla contro i Los Dragões, che sono secondi a pari punti con la forza peruviana. È tutto pronto, fischietto in bocca. Quindi subito calcio di rigore per i Los Dragões. Lovriso sul pallone, occhio al suo destro. Quindi Lovriso contro Canitano. Parte Lovriso, 1-0, Los Dragões subito in vantaggio. Manco 30 secondi all'inizio del match, ha segnato Lovriso. I ragazzi dello Dragões, c'è Stavola tra i pali. Del Core, Limongello e Dapice in difesa. Mentre a centrocampo giocheranno Lobascio e Edu Cancona. In avanti giocano in questo momento Lovriso e Bernardo. A disposizione per i Los Dragões c'è Cicala, mentre per i Boca Legends gioca Roger Canitano tra i pali. Peluso, Tomei, Battista, linea mediana con Altieri, De Curtis e Trasi. In avanti c'è in questo momento Alex De Rosa. A disposizione per i Boca Legends c'è Giorgio Prisco. In questo momento i Dragões sono capolista, aspettando la forza peruviana. E il prossimo match programmato di questa Gold. Quindi ora Dapice prova ad impostare. Del Core, Tomei intercetta. Palla che arriva a De Curtis. Ancora Tomei. Tacco illuminante, Lobascio copre bene, fa solo il pallone. Poi ora Ancona prova ad uscire dal traffico. Ugo tocca per Del Core, delizioso il tocco per Ancona. Ancona non controlla, c'è fallo laterale per i Boca Legends. Tomei per De Curtis, buca Ancona, buca Del Core, riparte Lobascio. Lovriso prende il pallone, bene qui Roger, occhio ad Apice. Palla ancora a Lobascio, Trasi ritrova il pallone, ancora Lobascio, prova ad andare via anche da terra. De Curtis prova ad impostare con troppa calma, Ancona recupera ancora. Lovriso entra in area, scarica per Dapice, zona tiro, Dapice, la palla sul sinistro, nel suo piede, quindi Ancona, ancora Ugo Ancona a lavorare il pallone, c'è Limongello da quella parte. De Rosa prova ad andare via in palleggio, si propone De Curtis, bene Lobascio. Bene qui ancora De Rosa, non c'è fallo, Trasi ruba la palla, Bernardo tocca per ultimo Antonio Tomei, fallo laterale per i Dragões. Lovriso si muove, Dapice tiene ancora lì il pallone, Lovriso va via, De Curtis, ancora Lovriso, poi Limongello, la palla non esce, Altieri lancia lungo dalle parti di Stavola che è tutto solo, subisce un calcione da Trasi ma si continua. C'è Lobascio tutto solo, ancora cambia da questa parte per Dapice che controlla male, non riesce a tenere il pallone in campo. Fallo laterale per i Boca Legends. Si sta a cercare De Rosa, il tocco di prima è per De Curtis. Lovriso trova il pallone, lo trova anche De Curtis. Poi ancora Bernardo sul fondo. Tomei, Luca Battista. Lovriso in pressione, esce Dapice che tocca per Lobascio, ruba De Rosa, occhio al suo destro, lo finta, poi allarga per Mattia Trasi. Ancora Trasi, fermato da Limongello, prova ad andare via Mattia Trasi, ma la palla è uscita, fallo laterale per i Dragões. Ancona, anzi no, Del Core, ancora Umberto Del Core. Lovriso scende basso a prendere il pallone, Altieri sulle sue tracce, Dapice in appoggio, quindi ancora Lobascio. Lobascio, ora Dapice, in pressione Altieri, va via Dapice, quindi ora il Kaiser del Core con Limongello, ancora Del Core, in pressing De Rosa, ancora Dapice, esce bene Altieri, è sfortunato il rimpallo, occhio a Dapice, palla centrale per Lovriso che vuole il destro, palla che palla qui per Lobascio! Grandissima intuizione di Lovriso, ha segnato Lobascio, 2-0, i Dragões raddoppiano.
Giorgio Prisco col destro sulla barriera, la palla non esce, c'è Stavola, Cicala, finta su Prisco. Dall'altra parte per Del Core, si è spostato come terzino sinistro, quindi Ancona, palla allo bascio, l'autore del 2-0, Dapice, centrale a cercare Bernardo, copre Tomei, la palla è buona per Ugo Ancona che può armare il destro, ancora Ugo Ancona prova ad andare via in mezzo a due, non ci riesce, poi Battista subisce un contatto che è falloso, punizione per i Boca Legends. Bene qui De Rosa per Battista, Prisco prova il destro, Stavola in calcio d'angolo, primo valore toccato da Giorgio Prisco, destro che impensierisce Stavola, sul corner c'è Battista, chiede il pallone Prisco, la palla arriva a Mattia Trasi, diagonale su un soffio, di un soffio sul fondo. Stavola sembrava essere però sulla traiettoria, quindi rimessa al fondo per i Dragoes. Del Core chiede scusa Lovriso, è uscito bene Tomei, quindi De Rosa, non serve nessuno, c'è solo il Kaiser a raccogliere, occhio al contropiede, Lovriso, Tomei sulle sue tracce, Lovriso ancora, vuole il destro, lo finta due volte, Lovriso schiaccia, palla deviata che resta lì, Battista più lontano che può, Dapice controlla molto bene, poi prova a puntare, Peluso, fallo laterale, con le mani, Altieri controlla, serve Prisco, si propone ancora Altieri, occhio a Giorgio Prisco, vediamo cosa inventa, palla dentro a cercare Altieri che prova a coordinarsi, sul fondo, bella acrobazia, gesto tecnico di Altieri che non è nuovo a questi colpi, palla sul fondo però. Si muove Bernardo, palla centrale per Lobascio, dall'altra parte c'è Ancona, c'è anche Lovriso, Cicala, va dal Kaiser, quindi ora Lovriso, va via dal Tieri, ancora Lovriso, vince anche in pallo, poi prova a dipingere per Bernardo, gran gol di Bernardo, 3-0, ancora imbeccata vincente di Lovriso, ha segnato Bernardo, triplice vantaggio dei Dragoes, irriconoscibili i Boca Legends. Va Prisco, palla deviata in calcio d'angolo. Quindi 3-0, i Dragoes subito ad imporre il gioco. Sta sul pallone, da lì dal corner a cercare qualcuno, Dapice mette fuori, poi qui Tomei, c'è fallo però di Dapice, spalla e schiena. Punizione da ottima posizione, forse per Prisco, andrà a Prisco, sì. In barriera Stavola, Altieri sulla visuale di Stavola, sono quattro le maglie gialle in area dei Dragoes, parte Prisco, andrà lui col destro, va a lui, palla altissima sul fondo. Tra De Curtis, rientra anche lì Mongello, fuori Trasi per i Boca Legends. Anzi no, Altieri, e il Kaiser Del Core fuori invece per i Dragoes, Dapice, c'è Cicala dietro, servito ora, ancora Cicala, prova ad impostare, palla deviata, Peluso, poggia qui per Battista, ancora Peluso, palla centrale, raccoglie Ancona, prova a servire Lovriso, la palla forse è un po' lunga, sì, è lunga, fondo. Tomei, da questa parte per Battista, ruba Lobascio, Ancona fa scorrere il pallone, bella giocata del numero 31 dei Dragoes, quindi Lovriso, occhio che può inventare da lì. Lobascio lascia scorrere per Dapice, Dapice dentro a cercare Lovriso, che si impegna, tiene in campo il pallone. Trasi sulle tue tracce, ancora Lovriso, va via bene, ancora Lovriso sul lato corto dell'area di rigore, la palla passa, ancora Lovriso, tiene palla in campo, ancora Lovriso, tacco per Bernardo che entra in area, vuole sfondare, la palla non passa e sfila in fallo laterale, ma è per i Boca Legends.
Nitano qui non bene, Bernardo prova a rubare, ci mette una pezza Tomei, prova a rubare Ancona, si oppone De Rosa, quindi ci cala di testa per Limongello, che alza un campanile, De Rosa altissimo, De Curtis aggancia, lo bascio meglio, ora Ancona, sulle sue tracce c'è De Rosa che tocca il pallone, prova a memoria Ancona, ma dietro c'è solo Battista, De Curtis, Battista. Bene qui Dapice che raccoglie anche la seconda volta, occhio a Bernardo, Bernardo in aria, palla a rimorchio, non ci arriva nessuno, ora De Rosa, occhio ad Alex che ha subito un fallo dallo bascio. Battista prova a sfondare, lo bascio ruba, occhio allo bascio, è partito lui, si muove Bernardo, occhio dall'altra parte c'è Lovriso tutto solo, lo bascio! 4-0, cala il poker, doppietta di Lobascio, assistito da Bernardo, i Dragoes fino ad ora a valanga sui Boca Legends. Prisco, direttamente in porta, palla toccata, ma in fallo laterale, quindi i Boca Legends cercano di rendere meno amaro questo primo tempo. 4-0 per i Dragoes. De Rosa, controllo, palleggio, Ancona in pressing. Esce bene De Rosa, ancora Ancona, Limongello spara avanti, Peluso di testa, bene qui Prisco che anticipa, ci cala, tocca, la palla è buona, occhio a Bernardo che fa un velo, palla interessante per Ancona che non si capisce. De Rosa alza il pallone, alza la testa e serve De Curtis che va a memoria da Trasi, ma si sbaglia, non c'è Trasi dietro di lui, quindi Limongello, esce Tomei. Fallo laterale all'altezza della metà campo. I Dragoes ancora in avanti. Lovriso. Occhio. Che finta il destro. Proviamo ad andare via. Si sono impigliati i lacci di De Rosa e Lovriso. Ma la palla ancora di Dragoes. Occhio allo bascio. Gioca per Limongello. Di prima per Ancona. Ancona di testa per Lovriso. Sarebbe stato un gran gol. Tutto solo Lovriso. Stoppa. Ma spara alto. Si rimane sul 4-0. Battista. L'altra parte c'è Trasi. Ignorato. Quindi Prisco. Ancora Giorgio Prisco. C'è fallo? Sì, c'è fallo. Non si concretizza il vantaggio. De Rosa servito da Prisco subito. Palla dentro a cercare Battista che cade da solo. Cicala. Ugo Ancona. Occhio al contropiede. Palla all'Ovriso. Tomei sulle sue tracce. Lovriso ancora, va via De Curtis, ma Tomei ancora lì. Ancora Lovriso, prova a pennellare. È già tornato Battista, grande chiusura, palla in calcio d'angolo. Tra il Kaiser del Core, esce Lobascio, rientra anche Altieri, esce Alex De Rosa sul pallone, dal corner. C'è Ugo Ancona, che va morbido, fuori area, raccoglie solo Prisco. Si disturbano i due del Boca Legends, ma c'è ancora il pallone per Giorgio Prisco che serve Altieri, grande chiusura di Dapice in calcio d'angolo. Tista esce bene qui Stavola, chiede il pallone Lovriso, doveva andare lungo Stavola, cercare proprio Lovriso, lascia scorrere il pallone Lovriso, la palla non esce, poi Trasi in fallo laterale, si è fatto male Lovriso, rientra Lobascio. Chiede il pallone Dapice, ancora va direttamente da Stavola, ricominciando dai piedi del proprio portiere, quindi Cicala farà servire lungo Bernardo, si è fatto male, no, piantato il piede a terra, quindi De Curtis in mezzo a due, la tocca Altieri, Limongello la va, la dà a Bernardo che si gira forse con troppa lentezza, ritrova il pallone, Dapice recupera, si muove Ancona, si muove anche Lobascio, va via Dapice molto bene, ancora Dapice, palla ad Ancona, il Kaiser col tacco per Limongello, occhio qui a Tomei e Altieri che si disturbano, alla meglio in ogni caso il difensore centrale Boca Legends, occhio Lobascio col destro masticato, Canitano in calcio d'angolo, ha rischiato il Boca Legends, ancora una volta. Con a cercare Dapice che svetta
palla sul fondo. May, serve Battista, palla centrale, buona per Prisco, si muove De Curtis, taglia il campo Prisco col destro, Prisco! Stavola, tiene lì. Il Kaiser allunga sul pallone, ci arriva Ancona che prova un numero, Battista. Prisco a difendere, perde palla però. Ancora Giorgio Prisco, palleggio, prova ad andare in mezzo a due, Lobascio ruba, va via anche Altieri, Lobascio entra in aria. Grande intervento di Altieri. Occhio ad apice. Altieri ancora ad intervenire. Poi Trasi, senza fronzo, l'infallo laterale. Per Altieri, quindi d'apice con le mani, cercare Bernardo, svirgola qui Peluso. La palla è buona per Limoncello che stoppa di petto, prova a servire Ancona. Si intromette De Curtis, fallo laterale per i Dragoes. Del Core, bene qui su Prisco, ancora Umberto Del Core, prova ad andare da solo il Kaiser, si muove Bernardo, ancora Del Core, palla sul sinistro, Limoncello attaccato da Trasi, cade Limoncello, prova ad andare via Altieri, occhio Altieri, dentro c'è Prisco, palla che non passa perché c'è Cicala, quindi Limoncello prova ad andare via, De Curtis sul pallone con una ruleta fantastica, ancora De Curtis, Ancona chiude. Fallo laterale per i Boca Legends. Sembra essersi svegliati con questa azione repentina di Altieri. Trasi prova a calciare Prisco. Prova ad indirizzare il pallone verso il set. Ha deviato Cicala che si immola. Chiama lo schema Lucio De Curtis. Va a cercare Prisco. C'è Davice che interrompe. Azione offensiva. Poi Bernardo qui. Aveva commesso fallo. C'è fine primo tempo, 4-0, i Dragoes conducono contro i Boca Legends. Da riprendere la seconda frazione di gioco con i Los Dragoes che questa volta muoveranno da destra a sinistra. C'è Cicala sul pallone, bomba sulle cosce della barriera dei Boca Legends. Prisco prova a far passare un pallone, si oppone il Kaiser. Altieri prova il destro, Stavola si accovaccia, Battista la tiene lì, Limoncello pulitissimo, poi Ancona prova a servire Lovriso, Lovriso va via con la testa, ma c'è fallo, tutto Tomei, quindi Tomei, Trasi per De Curtis, Lovriso raccoglie, si distende la squadra dello Dragoes, doppio vasto di Lovriso, sovrappone Limoncello, servito ora, Limoncello va al cross, Sbilenco sul fondo. Altieri si muove Trasi, centrale invece il pallone per Prisco che serve De Rosa che tocca il pallone, non lo tocca d'apice. Fondo. Disruba, ottima palla, occhio a Prisco che prova! Stavola! Buca, ma devia in calcio d'angolo. Battista dal corner. Prisco sul secondo palo, Alex De Rosa sul primo, la palla a cercare Tomei invece, bene Del Core, la rimescola Trasi, quindi Prisco, ancora Giorgio Prisco, c'è fallo di Dapice, punizione al limite. De Curtis dal limite dell'area, c'è anche Battista che prende un po' più di rincorsa, tre in barriera per Mirko Stavola, in area ci sono Trasi, Prisco e De Rosa, il Kaiser Del Core sul palo, va Battista, sinistro, abbastanza centrale, che buca le mani di Stavola, 4-1, si riaccende ora la partita, hanno segnato i Boca Legends. Lo bascio qui, senza fallo, De Curtis, siamo sul 4-1, De Rosa prova a toccare, Cicala, non riesce, poi Prisco di testa, serve Stavola però, e con tutta la calma del mondo. Serve ora Dapice, attacca Trasi, non c'è fallo, quindi ora ancora Dapice. Si muove Limoncello, servito ora, Lovriso molto vicino, palla centrale Del Core, vantaggio Lovriso con la punta, prova a servire Ancona, c'era stato fallo su Del Core, ma c'è calcio d'angolo. Ancona dal corner, palla morbida a cercare Dapice, smanaccia Canitano. Altieri una furia con i suoi. Ora corner. Ancona tocca per Lovriso. C'è De Curtis sulle sei tracce. Lovriso dietro per Ancona. Copre Battista. Rientra Bernardo.
Esce d'apice. Va via proprio d'apice. Quindi niente più cambi per i Dragoes. Bernardo prova a concludere la posizione impossibile. Peluso copre molto bene. Quindi Altieri appoggia a Tomei. Si muove De Curtis che tocca per Prisco. E Kaiser si è fatto male per intervenire sul pallone. È stirata del Kaiser. Quindi fallo sul Kaiser. Si riparte dalla punizione di Cicala. Diretta in porta. Canitano fa su il pallone senza troppi problemi. Quindi Battista si accascia. Fallo laterale per i Dragoes. Cicala prova a pennellare per Bernardo, che tiene il pallone e tiene anche i Dragoes alti. Quindi del cuore. Cerca il movimento di qualcuno. Serve Limongello che tocca di prima, ma sbaglia. Occhio a Prisco. Prisco prova il destro. Stavola lo aspetta lì. Lovriso, palleggio e tocca ad Ancona. Va via De Rosa. Palla De Curtis che tocca per Giorgio Prisco. Era uscito a chiudere Stavola. Fallo laterale per i Boca Legends. Altieri a cercare De Rosa che prende l'ascensore ma spara alto. C'è ancora fallo di fondo. Si ripete però perché era entrato in aria Bernardo. Quindi Tomei. Altieri chiede Battista ma non viene servito bene. Peluso spara in avanti. Cicala contro Prisco. La tocca Cicala. C'è calcio d'angolo. Giorgio Prisco. Serve Battista. Ancora la palla è per Giorgio Prisco. Mamma che gol da posizione impossibile. GP 45, sempre lui. 4-2. La riapre l'uomo più atteso del match, Giorgio Prisco. Quindi 4-2. Tutti e due gol del Boca in questa seconda frazione di gioco. I Dragoes si sembrano essersi addormentati. Bernardo non si fischia. Altieri, la palla esce. La toccata per ultima Lobascio. Lobascio, palla dentro a cercare Bernardo che spara sul palo. Palla ancora buona per Ancona che entra in area, poi esce Battista sempre su di lui. Ancona dentro, il calcio d'angolo. Canitano, Ancona, De Rosa in calcio. Tomei in fallo laterale. Lovriso combatte De Rosa ma c'è fallo sul pallone. Posizione defilata. Aspetta il fischio dell'arbitro. Due, anzi tre in aria per i Dragoes. Lovriso va morbido a cercare Cicala. Poi del cuore la tiene lì Canitano. Fa ripartire Battista. Occhio ai Boca Legends. Lovriso qui col fallo. Cade male Battista. De Rosa, Lobascio tiene lì il pallone col petto, appoggia per Ancona. Ancora Alessandro De Rosa. Palla a cercare Prisco. Raccoglie Giorgio Prisco. Poi Lobascio va via a Trasi. È ritornato già sulle sue tracce Trasi. Poi Lobascio, palla non passa. C'è Altieri. Lobascio ancora. Ancora Trasi. De Curtis di prima a cercare Alessandro De Rosa. 4-3. La butta dentro Stavola. Ha segnato Alessandro De Rosa. Occhio alla remontata. 4-0, 4-3. Il Kaiser del cuore. Palla per Bernardo. C'è Tomei sulle sue tracce. Ma si è fatto male da solo Bernardo. Tomei restituisce. Ringrazia il Kaiser. Palla arriva a Stavola. Calcio d'angolo. Erroraccio di Stavola che regala all'angolo ai Boca Legends. Quindi ora De Curtis. In aria ne mettono 5 Boca Legends. Va Lucio De Curtis morbido. Sfiora Peluso. Fallo laterale per i Dragoes che respirano ora. Accoglie De Rosa in pressing. Alessandro De Rosa col destro. Trasi su di lui. La palla è uscita. De Curtis va via Cicala. De Curtis col sinistro. Chiude troppo sul primo palo. Fondo. Del cuore. Col petto De Rosa. Ora Mattia Trasi.
Prova un cross a cercare Brisco. Cicala, spazza fuori. In fallo laterale con ancora Trasi. C'è vicino De Curti, signorato, cerca Prisco. C'è Del Core a mettere fuori, a servire Lovriso. Dentro c'è Ancona, Lovriso da terra. Prova un cross rasoiato, esce bene Banana, Roger Cannitano. Quindi ora Tomei, gioca De Rosa. Prova a girarsi. Ancora Alessandro De Rosa. Chiede il pallone Lucio De Curtis, lo tampona allo bascio. Poi ancora De Rosa, palla dentro. De Curtis non trova il secondo controllo, quindi Del Core. Lovriso, centrale, un tocco. De Rosa con la testa, Peluso la mette fuori. Limongiello la mette giù, no. Occhio qui, Tomei la tocca per Ancona. Ma c'è fallo in attacco. Si è fatto male anche Ancona. Altieri gioca vicino per De Curtis. La palla arriva a Battista. Dentro c'è De Rosa. Battista prova un tiro cross. Stavola in due tempi. Rischia un po' troppo. Stavola da terra a cercare qualcuno. Altieri la mette sul petto di Prisco, che prova a girarsi. Difende palla. Dall'altra parte c'è Trasi, che trova, anzi no, De Curtis. Trova invece Del Core. Cicala così. Occhio a Cicala, che è partito. Altieri tiene fallo in campo Battista. Ma c'è fallo? Sì, c'è fallo. Cicala sullo slancio, forse colpisce Battista. Altieri, c'è lui sul pallone, in area Prisco e De Rosa, anche Battista. Altieri prova sul secondo palo, non taglia nessuno. Palla sul fondo. Prisco prova col destro, la palla esce di un soffio sul fondo. Trasi svetta, occhio a Bernardo che prova a girarsi, scivola ancora. Quindi Peluso regala allo bascio, tamponato da De Curtis. Il Kaiser Del Core tocca per Ancona, esce bene ancora Peluso, quindi De Curtis, gioco di gambe, ancora De Curtis, lo bascio intercetta, ancora lo bascio, poi Del Core lontanissimo. Una riceve, poi prova a servire Lovriso, che prova da posizione impossibile, bordata pazzesca sul fondo. Altieri muove il pallone verso Alex De Rosa, lo bascio su di lui, si continua ancora, ancora De Rosa, si è fatto male lo bascio. Trasi, palla per Prisco, Prisco prova a toccare, Cicala contiene bene Prisco, la palla è buona, occhio a De Rosa, esce dall'area di rigore, bene qui Del Core, ma c'è fallo laterale per i Dragoes, a terra lo bascio. Quindi Del Core a cercare Lovriso, che la mette fallo laterale. Trasi con le mani, ancora a cercare Prisco col tacco, lo bascio, spara in avanti. 2 minuti al termine del match, quindi Altieri tocca Ancona, poi Lovriso con tutta calma prova ad impostare lui, ancora Lovriso, Altieri male, ancora Lovriso, Lovriso col destro, palla dentro per Ancona, 5-3, ancora intuizione geniale di Lovriso, Ancona deve solo mettere il pallone alle spalle di Roger, partita archiviata, o almeno così sembra. 5-3, i Dragoes conducono. De Curtis prova diretto in porta, palla deviata, ma Ancona è nella lunetta del centrocampo, quindi punizione a 2. Giorgio Prisco sul pallone, occhio al suo destro, dentro c'è Altieri, parte Prisco in porta, stavola, poi Altieri sul fondo. Triplice fischio, i Dragoes 5-3 vincono contro i Boca Legends. Qui al termine della partita tra Boca Legends e Los Dragoes, con Lovriso, autore di una partita pazzesca, i ragazzi di Dragoes hanno vinto 5-3, 3 assist per Lovriso, un gol, Gaetano, che partita è stata, primo tempo 4 gol, secondo tempo avete rischiato di prendere una remontata clamorosa, in ogni caso avete vinto 5-3, grande partita, buona prestazione dei tuoi. Cosa è mancato nel secondo tempo? Il secondo tempo eravamo un po' stanchi, poi loro il secondo tempo hanno giocato meglio rispetto al primo tempo, prima 20 minuti abbiamo giocato
molto bene, grande, molto bene. Ha fatto 4 gol, poi loro sono usciti un po'. Forse qualche incertezza di troppo a difesa. No, è anche normale alla fine che una squadra durante la partita c'ha il suo momento. Avete corso tanto, avete coperto bene il campo, la tua squadra come l'hai vista quest'oggi, ma soprattutto in proiezione futura dove può arrivare? No, siamo una buona squadra, questa è la prima partita, non conosco le altre squadre, però da quello che ho visto la mia squadra è una buona squadra. Se magari facciamo girare un po' di più la palla e non abbiamo questi 10 minuti di distrazione come è successo oggi, che abbiamo preso 3 gol, secondo me ci possiamo fare sicuramente divertire. I Dragoes con questa vittoria salgono a 9 punti, agganciano praticamente la forza peruviana che giocherà subito dopo questa partita, quindi noi salutiamo e facciamo tanti complimenti a Gaetano Lopriso e complimenti ai Dragoes e a Jenny Perna.